Non dato l'aspetto del biogas che è noto, e tra l'altro l'ordine almeno 4 anni fa ha fatto un incontro formativo dove c'era la dottoressa Pangoro, relatrice, e quell'impianto lì, in verità, che è quello del un impianto di essiccazione artificiale dei foraggi, che comunque è collegato all'impianto, perché in realtà almeno nei periodi meno freddi dell'anno fa circolare l'aria riscaldata praticamente dall'impianto stesso. Tra virgolette, come sottoprodotto anche calore, è utilizzato praticamente per far circolare all'interno dei palloni quest'aria calda e far essiccare artificialmente l'aria i palloni. La cabina che trovate lì c'è un motore diesel, perché in inverno, oppure quando sono portati nei periodi piovosi dei palloni particolarmente ricchi di acqua, di umidità, allora lì c'è un riscaldamento forzato dell'aria, e lì è possibile affienare anche quando il tempo non permette l'affienamento. Voi direte, vabbè, allora uno lascia il foraggio in campo e poi se ne parla. No, perché sapete tutti quanti dalle coltivazioni erbacee, dalla foraggicoltura, che abbiamo studiato, che al di là del problema di quello che ammuffisce, ma se io non vado a tagliare, comunque la pianta va oltre che lo stato vegetativo, alla fine quello che raccolgo è tutta fibra e legno. Il legno ovviamente non solo non è digeribile, perché le vacche e le bufale devono digerire una fibra e non il legno. La cosa principale è che anche la parte di nutriente che è all'interno della pianta viene, tra virgolette, sigillata all'interno di questa lignina, quindi perdi completamente la qualità. Ma soprattutto, se vado ad affienare una pianta che invece è oltre, cioè in realtà si è seccata molto, voi direte, vabbè, razionalizzo e porto in azienda un foraggio più secco. No, attenzione, porto un foraggio che comunque è di scadente qualità per un'altra ragione, che la fogliolina, la parte più nobile dove c'è la proteina della pianta, resta in campo. Con questo sistema in realtà io aumento proprio, al di là delle rese, diciamo grossolanamente, miglioro proprio la qualità nutrizionale dell'alimento e valorizzo le proteine, e l'azienda è meno soggetta all'importazione e all'acquisto della famosa soia e dei mangimi in generale dall'esterno. Ovviamente l'azienda lo può fare, perché parliamo di un corpo unico di 280 ettari, quindi è un'operazione. Infatti, dando la produzione umida, la cosa che si vede proprio. No, io l'unica cosa che dicevo, al PC, perché ci sono dei programmi che ti segnano anche il calo di produzione, ti danno in automatico il campanello d'allarme. Il limite è che tutti i programmi che esistono e che sono adottati anche nelle migliori aziende bufaline sono programmi della vacca, perché a livello mondiale chi fa i programmi? Gli israeliani, gli statunitensi, i canadesi, diciamo così, gli americani, e poi i svedesi, stavo vedendo le cose con la della Leli prima con Raffaele, e i tedeschi. Questi sono i gruppi principali, aziende bufaline importanti, hanno 7 programmi diversi, per cui non riescono neanche a fare un'economia di scala, a fare una richiesta, guarda, ma per la bufala il mio consulente mi dice che serve questo, ma lo puoi mettere 7? Quindi la qualità è... bisogno di 7-8 giorni di contatto.
per essiccare e portarla a 85% di sostanza. Io la essicco col calore, 2-3 giorni sono più che sufficienti. Ovviamente quella fonte termica ci consente di crearci una foraggicoltura del mezzogiorno che è diversa da quella di Fino che abbiamo copiato e importato. Quindi una foraggicoltura del mezzogiorno non ce la siamo mai creata. Rispetto al nord Italia o rispetto all'Olanda abbiamo 2-3 mesi di vegetazione in più, se non 4. E questi 2-3-4 mesi di vegetazione in più possono aiutarci a creare una foraggicoltura del mezzogiorno che può incrementare le produzioni aziendali. E dopo 30 centimetri. Con 22-23-24% di proteine. E quando i proiettili c'è 22-23-24% di proteine significa che non è un proietto fino che ha 65 UFL per quintale, ma è una sostanza secca che arriva anche a 80 UFL per quintale. Cioè non è cosa di da poco. E tutto questo noi lo facciamo d'inverno, questo problema non esiste. Qual è il vero problema? Che se io destino 100 ettari all'oietto, 100 ettari all'oietto, e lo voglio utilizzare bene, non riesco a farlo. Perché praticamente che ho più l'oietto di quanto ne posso utilizzare. Invece riesco a utilizzarli tutto e 100, significa che posso aumentare la produzione per ettaro del 30%. Ora normalmente il loietto ci fa circa 100 quintali di sostanza secca, si deve portarlo a 130. Portare il loietto a 130 quintali di sostanza secca per un'azienda che ha 800 bufale fisse da latte significa poter dare un chilo di sostanza secca a capo per 365 giorni, ma è un chilo di sostanza secca che vale quanto un concentrato. Che c'hai il 22-23% di proteine e 80 unità foraggere per cui. Per l'adattazione si fa uso sia di quel siero che è essenzialmente energia, sia del siero che ha le proteine, quello che ha, abbiamo detto, 570 grammi di proteine per chilo di sostanza secca, sono 5 kg di uno e 10 di l'altro, okay? Per ogni capo si risparmiano quasi 40 centesimi. Per 800 capi su 318 euro al giorno, per 365 giorni per 800 capi sono 116.000 euro. Ora se sommiamo quello che abbiamo risparmiato con la rimonta più quello che risparmiamo con la lattazione, risparmiamo 181.000 euro. E allora vediamo quella sostanza, se quel chilo di loietto disidratato, lì ho messo uno, è un chilo di sostanza secca, vediamo che cosa ci fa, perché quel chilo lì in effetti ci fa risparmiare in proteina mezzo chilo di soia e in energia un chilo di mais per 800 animali per 365 giorni. E questo è il risultato, che non è un risultato da poco. Una razione più fisiologica di una razione che frega di meno il fegato, di un animale che sta meglio in salute. E se vogliamo un prodotto più fisiologico e più ricco di quei nutrienti che dovrebbero caratterizzare le produzioni dei ruminanti. Quali sono questi nutrienti che dovrebbero caratterizzare le produzioni del ruminante e che farebbero sì che i prodotti del ruminante non vengano demonizzati? Sono l'acido linoleico coniugato, il CLA, e il rapporto omega-3-omega-6. Con queste razioni il rapporto omega-3-omega-6 è di 1:4, con le normali diete delle BLAP è di 1:16, cioè sto producendo un latte che non è più un latte di ruminante.
che a mio avviso i prodotti migliori sono quelli degli ovicaprini, sia per carne, per quanto riguarda la carne, sia per quanto riguarda il latte. Non esiste alimento più naturale di un formaggio di capra o di pecora o di una carne di capra o di pecora. Pascolo, pascolo, pascolo. E nessuno li valorizza. Ma perché nessuno li valorizza, secondo voi? Stamattina facevo vedere una slide a un corso di perfezionamento, c'erano anche dei medici, in cui ho dimostrato, ma non è che lo dimostro io, lo dimostrano i fatti, che nel mondo il consumo di carne bovina è diminuito del 2%, il consumo di carne di pollo è aumentato del 300%, il consumo di carne di pollo è aumentato del 300%. Ma perché dicono che tutto quello che succede di cattivo nella salute dell'uomo è dovuto alle carni rosse, all'aumento dei consumi di carne rossa? Ma scusate, dove sono le cose? O la carne non fa niente, o se fa male, come sono diminuiti i consumi e sono aumentate le malattie? Ma non è che fossero pollo e maiale. Perché non ci dice che sono pollo e maiale? Vedete, vediamo se me lo sapete dire. Le multinazionali. Esattamente. I pollo stanno in mano a 5 grandi società. E chi è tocca a chi li no? E intanto medici e divulgatori continuano a dire queste cose. E i consumatori sono fesserie quelle che si dicono quando riguarda l'inquinamento del metano. Sono delle grosse fesserie. Solo perché qualcuno ha letto che i ruminanti durante il processo digestivo producono metano, allora se hanno un'età di metano in atmosfera, il numero dei ruminanti diminuisce la quantità di metano in atmosfera. Sono delle cose assurde. Aumenta il consumo di carne di pollo e di carne di maiale, il consumo di carne non si fa. Allora sapete che cosa dico io a queste persone? Ma vi rendete conto che un pollo è un individuo che in 45 giorni cresce 51 volte, cresce più velocemente di un processo neoplastico, perché nessun processo neoplastico in 45 giorni cresce di 51 volte. Un pollo sì, e poi fa male la carne di oggi, capito questa cosa? Sì, significa praticamente tu devi garantire che il tuo bestiame, quello che mangi, abbia una dieta che supera il 70% di foraggi, cioè massimo 30%. No, non sapevo, questo che cosa significa? Che si riducono le produzioni, ma aumenta la qualità del prodotto, che non si vede. Non si vede. Ma se gli vai a fare il dosaggio di tocoferolo, di beta-carotene, e eccetera eccetera, vedi che c'è differenza con il prodotto che gira. E col discorso degli antiossidanti e dei prodotti che devono essere nutraceti, che non lo farai con una vacca che produce 150 quintali, lo farai con vacche che producono di meno. E che significa che tutte le razze e razzette che abbiamo mandato in estinzione, forse li dovremmo. Mi scusi, che prezzo riconoscono orientativamente a questo latte? Diciamo, mi sembra che arrivi a superi 2 euro sul mercato. 2 euro. La levatura picca 70 centesimi invece dei 35. Allora, fai la metà del latte, però quelle vacche non vogliono. Funerà o non fa ogni 3 anni, perché sono delle macchine che possono andare a 200 all'ora e tu le fai andare a 60. Sapete per quante famiglie può soddisfare queste 2.800 capi dell'allevamento? L'energia elettrica per 300 famiglie. 300. Prima abbiamo accennato al metano, che le vacche buttano producono metano per raffinare l'atmosfera, c'è stato l'aumento del riscaldamento, tutto si butta. Allora,
Se è vero che 2700 capi producono, ovviamente anche con un poco di distillato di mais e quant'altro, producono l'energia elettrica per 300 famiglie, allora se mi consentite, i ruminanti non sono più quelli che inquinano, ma sono quelli che fanno risparmiare dal carbon fossile, che è il maggiore inquinante che esiste sulla faccia della terra. Secondo voi perché la comunità internazionale, Italia compresa, non incentiva tutto questo? Ma sentite la Trump, dice che non vuole usare il carbon fossile, non perché è un santo, perché ha trovato un gas. Che se il mondo agricolo, il mondo zootecnico si orienta anche in questa direzione, cioè che dimostra non che inquina, ma che risolve l'inquinamento. E secondo me è un fatto positivo. Per quello che ho potuto sentire e vedere, di fatto, cioè, questa è un'azienda biotecnologica. No? E che c'è? Cioè, tutto si risolve qua dentro. Si può portare quasi all'agricoltura biodinamica.